e dicono che sono gli anni più divertenti nella vita di un americano. Scritto nei miei appunti come cavolo riusciamo a pagare? Bella domanda! Ciao a tutti, io sono Chiara Burke e benvenuti nel mio. Quindi abbiamo fatto un sondaggio dove vi ho chiesto se dovrei fare un video dove spiego come funziona college prima o se dovrei far vedere un giorno in college in America prima. Erano vicini e alla fine la gente vuole sapere come funziona college. Quindi in questo video spiegherò come funziona college in America e com'è molto particolare. Per esempio le confraternite. Eh sì, le confraternite sono pazzesche come pensate. Però dovete aspettare per sapere un po' di più. Quindi iniziamo. College o università? C'è una differenza? No? Per noi no, ok? La maggior parte della gente qui negli Stati Uniti dicono college. Sono solo gli stranieri che dicono università, sinceramente. Noi diciamo, oh, I go to college. Non, I go to university, cioè è una cosa molto British, non è americano. Ma in realtà le parole negli Stati Uniti sono intercambiabili, quindi non ti preoccupare. Se dici university, I go to university, abbiamo capito che cosa intendi, non è che non abbiamo capito, però per sembrare americano e che socialmente capisci quello che diciamo, è giusto dire college. Però prima che andiamo subito in college, dobbiamo capire da dove veniamo. Quindi prima ci sono 4 anni di high school: freshman, sophomore, junior and senior year. E nei 2 ultimi anni iniziamo a fare domanda per il college. E quando facciamo domanda per il college dobbiamo fare degli esami, dobbiamo avere i nostri voti in ordine e anche scrivere dei temi. E i ragazzi che iniziano a fare domanda per il college nel junior year di solito vogliono andare nelle scuole più prestigiose perché è meglio iniziare un po' prima. E poi la maggior parte dei ragazzi fanno domanda per il college durante senior year e se vanno in un college della comunità, cioè vi spiegherò cos'è tra un po', fanno domanda durante senior year e anche alla fine dell'anno. Poi ci sono sempre alcuni che decidono di non andare in università e vogliono andare tipo a viaggiare, a lavorare, a fare le loro cose così. Forse aprono un canale su YouTube, non lo so, non lo so. E adesso che capite come arriviamo per fare domanda al college e poi proprio per andare là, iniziamo a parlare proprio del college. Però vi dico, ci sono circa 5.000 college, università, l'istruzione superiore. Quindi vi dico che forse ci sono un po' di dettagli che cambiano tra tutti i college, però alla fine, in generale, questo è come funziona il college in America. Allora, quando ho iniziato ad organizzare per questo video, ho fatto delle ricerche, ma ho scoperto che davvero non c'è un certo sistema dove ci è spiegato come funzionano i college in America. Quindi ho guardato qualche YouTube video. Ci sta YouTube, mi piace anch'io. E ho visto un video da Lingua Marina e mi piace come l'ha spiegato lei. Praticamente diciamo che socialmente ci sono 3 livelli o gruppi nel modo in cui guardiamo il college. Il primo gruppo sarebbero l'Ivy League, per esempio Harvard, Yale, Columbia, poi Stanford, MIT, queste non sono parte dell'Ivy League. Però tutti questi college sono a un livello accademico molto alto e infatti l'Ivy League non è che sono i college a livello accademico più alto, e in realtà è solo una conferenza atletica.
Quindi anche Stanford e MIT sono college a un livello accademico molto alto. Non è che Harvard e Yale sono meglio, anzi giocano football tra di loro. E questi college sono pubbliche, anche private, però tutte le scuole nell'Ivy League sono private. Direi che tanti di questi college sono privati. E diciamo che questo è il primo gruppo perché il tasso di accettazione è basso. Non è facile andare in queste università. Infatti nel mio anno in high school eravamo in 970 studenti, ok? E io conosco solo due ragazzi che sono riusciti ad andare in queste università. E loro sapevano dall'inizio di high school che volevano andare in queste università. Quindi non è che uno può essere tipo il terzo anno di high school e poi decide: allora, Harvard. Non funziona così. Se uno vuole andare ad Harvard o Yale, di solito si sa prima, eh sì. Allora, il secondo gruppo sarebbero college come UT, University of Texas, Texas A&M, anche NYU o per esempio University of Florida. E questi college sono statali ma anche privati. E questi college sono molto conosciuti per lo sport. Ovviamente gli studi sono ancora importanti, però il tasso di accettazione è più alto del primo gruppo o a metà. E direi che la maggior parte della gente vanno in università come questi. Poi c'è il terzo gruppo, cioè college della comunità, dove vado io. E vi darei anche degli esempi, però sono sicura che non riconoscerete nessun college della comunità. Spiegherò com'è. Però il tasso di accettazione è molto alto e praticamente sono tutti accettati. E ora spiego come funzionano questi gruppi e il primo e il secondo gruppo li spiegherò come funzionano insieme perché in generale funzionano nello stesso modo e poi spiegherò anche college della comunità e che cosa serve. Sì, però anche se ci sono tutti questi college, c'è Harvard, Yale, college della comunità, così, ok? Alla fine, quando iniziamo, dobbiamo fare tutti noi delle basi o requisiti prima di iniziare a specializzare gli studi. E ora vi spiego il primo e il secondo gruppo di college e come funzionano. Di solito questi college sono più grandi, per esempio il campus, ci sono tutti i diversi dipartimenti, poi ci sono anche i dormitori e poi anche le classi possono avere 200-300 persone in un'aula. Ci sono più programmi, nel senso c'è undergraduate, cioè universitario, per noi i primi 4 anni. Poi c'è anche graduate, cioè laureato, e tutti gli anni dopo i primi 4. Ci sono anche studi di ricerca e anche dei standard che i college devono soddisfare. Ci sono anche altri dipartimenti, per esempio ad Harvard University c'è anche Harvard College, il Law School, il Business School e Harvard College è per gli studenti universitari. E il Business School e il Law School sono specializzazioni dell'università e per gli studenti laureati. E tante persone si trasferiscono per andare in questi college. Ci sono tantissime organizzazioni, per esempio i club, gli sport. Ci sono anche le confraternite, cioè in inglese fraternities per i maschi e sororities per le femmine. E sororities e fraternities fanno delle cose tra di loro e in realtà dovrebbero tipo aiutare la comunità o fare delle iniziative e fanno tipo il collegamento in rete, ma per fare questa rete o questa rete fanno le feste e le feste pazzesche
È vero, davvero sto ancora provando a capire quello che fanno. E se volete imparare un po' con me delle confraternite, iscriviti, perché tra 2 settimane andrò ad University of Texas con i miei amici e gli ho chiesto se potremmo andare a vedere un po'. E questi college costano molto di più. Da 10.000 all'anno fino a 75.000 all'anno. All'anno, ho detto all'anno. Spiegherò questo meglio, però prima vi spiego un po' come funzionano i college della comunità. Questi college di solito sono più piccoli. Le classi hanno tipo 50 o 30 persone. Ci sono anche meno programmi, solo undergraduate, cioè universitario. Poi pochi studi di ricerca e di solito i college della comunità non fanno studi di ricerca. Di solito le persone non si trasferiscono per andarci perché è vicino alla loro casa. E in tanti casi le persone fanno 2 anni in questi college e poi iniziano a lavorare o invece si trasferiscono in un'università più grande, cioè i college del primo gruppo. E finalmente questi college della comunità costano molto di meno, tipo da 1.000 o 3.000 all'anno, cioè molto molto meno, e per questo servono. Ok, adesso che sapete in generale come funzionano i college, la domanda che mi sa che tutti vi chiedete, io ho proprio scritto nei miei appunti: come cavolo riusciamo a pagare? Bella domanda! Adesso iniziamo a parlare di come riusciamo a pagare per il college. Pagare per il college. Allora, ci sono un po' di diversi modi. Cavolo. Possiamo prendere una borsa di studio per tanti diversi motivi. Per esempio lo sport, dei ragazzi possono andare in università quasi gratis perché sono bravi a fare lo sport, quindi è un gran motivo per tanti ragazzi di far bene allo sport perché poi possono andare in un'università molto buona. Possiamo anche scrivere un tema, richiedere, ci sono proprio dei siti dedicati alle borse di studio. E tanti ragazzi si mettono a fare tipo 10, 20 per prendere dei soldi per pagare per il college. Ovviamente se abbiamo dei bei voti è molto possibile prendere una borsa di studio per questo. Puoi avere un'esperienza particolare, aver aiutato nella comunità così. Poi ci sono anche le borse di studio per la situazione nella vita. Quindi se uno non ha genitori così, o i genitori non prendono molti soldi. Poi un altro modo per pagare per il college, perché non tutti i ragazzi prendono una borsa di studio, invece prendono i prestiti studenteschi. E diciamo che questi sono un po' un problema negli Stati Uniti. Vi faccio vedere un po'. In 2019 la persona media o studente che ha i prestiti studenteschi deve pagare $32,731 per i prestiti studenteschi. Cioè, ma che cos'è? Davvero io conosco adulti che hanno tipo 30 o anche 45 anni che non sono ancora riusciti a pagare per i loro debiti, e persone possono uscire con tipo $100,000-$200,000 di debito, e davvero non è come in generale gli stipendi sono aumentati come le tasse universitarie, quindi per questo è un po' difficile ripagare per i prestiti qui in America. E perché le persone lo fanno? Tante persone dicono che è un investimento avere un'educazione, possiamo migliorarci,
Quindi questo è vero, però ne vale la pena se dobbiamo prendere tutti questi prestiti? Decisione tua. Dimmi cosa faresti tu se tu fossi americano nei commenti, perché mi interessa tanto quello che pensate di questo, perché anche per me è un po' pazzesco. L'ultimo modo che paghiamo per l'università è che riusciamo a pagare con i nostri propri soldi o che i nostri genitori hanno risparmiato i soldi e riescono a pagare per l'educazione. Io personalmente vado in un college della comunità con una borsa di studio che paga per tutto e infatti mi pagano per andare in college. E praticamente ho fatto una richiesta così ho scritto un tema, poi ho fatto anche un'intervista per prendere questa borsa di studio. E quindi io direi che ci sono tantissime opportunità e sinceramente io potevo andare in un'università più grande, però alla fine ho deciso che le finanze sono importanti per me, io non voglio avere i prestiti. Ma costa un botto, cioè. È diverso per ogni persona che lo fa. Per alcuni è un'esperienza, un investimento. Il modo di trovare l'amore della vita. Trovare le passioni per trovare un bel lavoro nel futuro. Oh, andare a delle feste pazzesche! Oh! La lista continua, però sì. Quindi, dopo tutto questo che abbiamo imparato del college, cosa faresti tu? Cioè, se tu fossi un ragazzo americano che sta per andare in college, cioè, pagheresti 50.000 all'anno per andarci? Dimmi tu nei commenti sotto. E ora che sapete meglio, speriamo, come funziona il college in America, vi porterò con me a farvi vedere com'è in realtà, a vedere un giorno nella mia vita, come una ragazza americana che va nel college della comunità. Quindi abbiamo da vedere e scoprire e non vedo l'ora di farlo con voi. Quindi, se avete imparato qualcosa di nuovo, mettete un like, un commento, anche se no, eh. E con tutto questo, andiamo a dormire, che è tardi! Ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti!